È sera nella foresta amazzonica. Le marmotte staccano dal loro turno pomeridiano. I bruchi brucano l'erba in preparazione alla notte. Gli ippopotami rotolano sul posto alla velocità di quasi 800 km all'ora. La sera è il momento in cui il gufo si sveglia. Il gufo è un gufo buffo. Alcuni sostengono che il gufo sia un animale bello. In realtà, il gufo è un animale molto bello. È bello. È un animale molto bello. Il gufo ha tre peculiarità. Vola lentissimo. Ha un becco molto più duro della gomma. Ed è bello. Il gufo è molto bello. Ecco che il gufo ha avvistato una preda, una innocente pantegatta. Il gufo attacca. La pantegatta vede il gufo avvicinarsi. È lentissimo. La pantegatta fugge. Anche stasera il gufo ha fallito la caccia. È lentissimo. Però è bello. È molto bello. Bellissimo. Sì. Anche stanotte il gufo dovrà accontentarsi di mangiare alcuni alieni. L'habitat del gufo è un buco in un albero. O un appartamento in centro storico. Nessuna via di mezzo, il gufo non accetta compromessi. Il gufo è un animale solitario. Per questo viaggia in branchi di 10.000. Però sono tutti al cellulare. Sono belli. Molto belli. La primavera è la stagione degli amori. Il gufo odia l'amore. Ecco una mamma gufa con le sue uova. Con esse si prepara una bella frittata. Il gufo è un animale intelligente, ma soprattutto bello. Ecco un gufo che ha catturato una trotola. Purtroppo un elefante gli ruba il pesce. È mattina, i gufi si ritirano nelle proprie tane per meditare sui loro errori. Ma non questo gufo. Vuole fare un ultimo tentativo. Ha adocchiato una preda. Il gufo attacca. La canzone della fine del cartone. Grazie di aver guardato fino alla fine. Devo ringraziare del video lo sponsorone, che di soldi me ne ha dati un milione. Non è vero, me ne ha dati molti meno. Però comunque NordVPN ha sponsorizzato questo video. Cos'è NordVPN? Ve lo spiego per l'ennesima volta, ma oggi vi do un esempio concreto di come essere protetti online, ma essere anche circondati da quest'aura potentissima che i malintenzionati non possano leggere i vostri dati elettronici. Vi può anche aiutare a guardare i cartoni animati. Io per esempio vorrei
guardare la seconda stagione di DuckTales. Però quelli di Disney Plus dicono: noi vogliamo farla doppiata in italiano e io la voglio guardare in inglese. E allora con NordVPN mi connetto e faccio finta di essere negli Stati Uniti e posso andare sul sito di Disney Plus che dice: ciao, tu sei chiaramente negli Stati Uniti, ecco uno stream della seconda stagione di DuckTales, quella segreta in Italia. Grazie NordVPN che fai finta che sono negli Stati Uniti. Come? Ho sentito fare finta? Faccio finta di non divertirmi perché questi cartoni sono troppo belli. Ah, ecco. Quindi proteggiti con NordVPN e guarda i cartoni. I piani partono da 3,30€ al mese e se fai il piano da 2 anni ti danno anche un mese gratis. E soddisfatti o rimborsati per un mese. L'unica cosa che vi resta da fare è provarlo andando su... Ok. Ciao. .com. Usate il mio codice SCOTEX per avere gli sconti. Grazie. Fine del video. Scherzo, era questa la fine. Triplo scherzo, era questa.